Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 4 dello spazio di approfondimento che Fano TV dedica allo sport. Si è sempre un po' in imbarazzo quando si tratta di farsi venire un'idea originale per un regalo, specie se si tratta di una ricorrenza speciale come quella dei 18 anni. Credo proprio che però la nostra ospite l'idea giusta l'abbia trovata e per i suoi 18 anni si sia fatta il miglior regalo possibile, il titolo di doppio junior agli Australian Open di tennis. E con noi stasera Federica Urgesi, benvenuta. Grazie, grazie a tutti. Sì, è 2 anni che vado dietro a questo trofeo, che mi dico che ai miei 18 anni volevo passare in Australia e sono riuscita a farmi questo bel regalo di 18 anni, quindi sono felice. Quanto questa vittoria però è stata inaspettata, considerando che comunque la specialità, il doppio, viene affrontata dalle giocatrici, cambiando spesso di volta in volta partner. Ricordiamo che in questa occasione l'altra metà era la Jamrikova. Sì. È stato anche un caso trovarmi con questa compagna, diciamo, perché inizialmente dovevo giocarlo con altre ragazze, quindi è stata anche una cosa un po' improvvisata all'ultimo, ma la conosco da tanto, abbiamo obiettivi simili, ci divertiamo quando siamo in campo, quindi poi è andata bene, quindi sì. Ripercorriamo il ruolino di marcia di questa competizione. Qual è stata la partita più delicata, più impegnativa, forse proprio la finale, risoltasi al super tie break? Sì, forse la finale, ma addirittura anche il primo turno che abbiamo giocato contro 2 slovacche, che la mia compagna era slovacca, abbiamo giocato contro di loro 2, ed era una partita un po' particolare perché anche loro vivono insieme, giocano insieme, quindi anche la mia compagna non era molto tranquilla nel giocare così. Quindi forse quella che abbiamo sentito di più, ovviamente la finale come emozioni e tutto, però è stato complicato anche molto il primo turno soprattutto. Avevate di fronte in finale 2 giapponesi, le conoscevate? Sì, sono tutte ragazze che conosciamo già anche i turni precedenti, però non avevamo mai giocato contro di loro in doppio soprattutto. Mai. Qual è l'atmosfera di un grande slam? No, è incredibile, è diversa da qualsiasi altro torneo che si può andare a giocare, che magari uno dice è un bel torneo, è un bel posto, però il grande slam è qualcosa di diverso, vivi a contatto con i grandi giocatori, vedi le loro abitudini e tutto, hai la possibilità di studiarli anche. Nel frattempo scorrono le immagini che ti vedono celebrare questa vittoria insieme alla tua compagna, vittoria che è stata degnamente celebrata anche a Fano dal Circolo Tennis, nel quale sei cresciuta, in una serata speciale organizzata in fretta e furia perché i tuoi impegni ti porteranno ovviamente lontano da qui, una atmosfera anche lì direi molto festosa, con il coinvolgimento di tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito alla tua crescita, no? Sì, è stata una festa molto carina, anche perché appunto ho rivisto gente che magari non vedevo da un po' di tempo, perché a Fano non ci torno spesso. Quindi poi ho visto anche tutte persone che magari so che tengono a me, so che hanno in qualche modo influito in quello che sto facendo e in quello che mi sta arrivando dietro di risultati e tutto, quindi è stato molto bello. Al Circolo Tennis hai preso conoscenza di questo sport di cui poi ti sei innamorata, anche se inizialmente le tue passioni svariavano in diversi ambiti. Sì, inizialmente infatti giocavo a tennis, facevo basket, ho provato qualche volta a nuoto, però nessuno di questi altri sport mi ha preso sempre come il tennis, anche perché è uno sport singolo, a me piace magari essere in competizione, quindi sì, questo. Il tuo primo maestro Federico Cinotti cosa ti ha dato? Dal punto di vista molto tecnico, molte basi che è difficile trovare magari in un altro maestro, perché uno può essere pure forte ma con una grande base tecnica è difficile trovare qualcuno che te le insegna così bene. Quindi. Ha avuto parole molto lusinghiere nei tuoi confronti anche il presidente della Federtennis Marche, Emiliano Guzzo, che ascoltiamo. Ma l'impresa di Federica è un'impresa importantissima, considerando che nelle Marche solo Gianluigi Quinzi aveva vinto Wimbledon, quindi nella storia del tennis marchigiano lei è la seconda vincitrice di un grande slam. Un'annata fantastica del 2005, lei poi con la Regione Marche ci ha dato grandissime soddisfazioni, è stata partecipe e protagonista della squadra che ha vinto il trofeo delle regioni con le Marche. Si è qualificata più di una volta per la finale dei campionati italiani e oggi questa grandissima impresa che la rende ad assoluto la migliore under 18 della Federazione Italiana Tennis ed è quella sulla quale la federazione punta per i grandi traguardi. Quindi
sarà una seconda Cocciaretto, che già è una marchigiana che ha raggiunto la 46esima posizione a livello mondiale, e è il futuro del tennis femminile italiano. Marchigiano è in assoluto uno dei migliori prospetti a livello mondiale. Quando hai cominciato a pensare, Federica, che il tennis fosse la tua vita? Quando mi sono trasferita a Formia a 13 anni e mezzo, sono andata al centro di preparazione olimpica di Formia e lì ho iniziato a capire che poteva essere quello che volevo fare nella mia vita. E quanto è stato difficile fare questa scelta che ti portava lontano dalla tua famiglia, dalle tue amicizie, dalla vita che svolgevano le tue coetanee? Sì, è stato molto difficile soprattutto all'inizio, perché magari una bambina così piccola, che alla fine era ancora una bambina perché a 13 anni non si ha molta esperienza in generale. Esatto. Quindi no, è stato molto difficile soprattutto all'inizio, ma più dalla famiglia che magari amicizie così, perché amicizie alla fine le ho coltivate, sì, le ricostruiscono e le ho coltivate anche in questi anni che sono stata fuori a Formia stesso, nei tornei o persone che vedo tutti i giorni perché ci lavoro insieme. Come si sviluppa la tua giornata tipo? Mi sveglio presto la mattina, verso le 7, 7:30. Gioco a tennis sia la mattina che il pomeriggio 2 orette e poi faccio 2 volte preparazione fisica pure, perché oltre a stare in campo devo anche fare molta atletica, soprattutto quello. Quindi. Nel frattempo gli studi come si conciliano con questo impegno così gravoso? Ogni volta che sono a Formia vado di presenza a scuola e quest'anno ho la maturità. Quindi poi corso di studi? Ale? Ragioneria. E poi inizierò l'università a settembre. Hai già fatto la scelta? Probabilmente scienze motorie. Credo che ti si addica. Credo che sì, comunque vorrei continuare nel campo dello sport, quindi adesso devo vedere bene, ma probabilmente quello. Da quindi, chi sei seguita a Formia, tecnicamente parlando? E Vittorio Magnelli, Tatiana Garbin, la capitana di Fed Cup, e Vincenzo Izzo. Quali sono gli insegnamenti che ti hanno trasmesso in questi anni? Di avere molta professionalità in quello che si fa, perché ogni giorno ha il tempo magari di svagare o di trovare qualche spazio per fare altro, magari che vuoi distrarti, però nel momento in cui stai giocando, stai facendo preparazione fisica o tutto ciò che possa riferirsi al tennis, bisogna metterci la testa, bisogna stare concentrati e poi i tempi liberi si hanno. Ad incoraggiarti lungo questa strada così impegnativa, naturalmente le vittorie, perché quelle fanno morale, contribuiscono all'autostima, certo, e sono carburante per andare avanti. Quali le più significative da che appunto hai preso il tennis molto sul serio? Questa assolutamente, e la possibilità che ho avuto di giocare a un WTA 250 a Parma, che la federazione mi ha dato una wild card, quindi lì mi ha messo molta fiducia perché ho fatto anche una bellissima partita anche se ho perso. Però mi sono resa conto magari del livello che posso avere e che potrò avere in futuro soprattutto. E poi quando ho vinto i campionati italiani Under 16 2 anni fa e li ho vinti con un anno di anticipo, quindi lì mi ha dato anche una spinta in più. Attualmente sei intorno al numero 50 della classifica mondiale junior, è una classifica che credi rispecchi il tuo attuale valore oppure c'è qualche piccolo rimpianto per non aver fatto qualcosa in più? Ricordiamo che sei stata anche condizionata recentemente da un infortunio. Sì, ora sono numero 35 e devo dire che tutti i tornei che ho fatto l'anno scorso juniores sono andati anche abbastanza bene, anche perché mi sono fermata 2 mesi perché ho avuto una frattura al polso. Quindi, che per un tennista non è proprio la cosa non migliore. Non è proprio la cosa ideale. E, no, sono abbastanza felice di come sta andando la classifica juniores, che poi alla fine è importante perché mi fa vivere tutte queste emozioni come i grandi slam e tutto, ma quest'anno cercherò poi di prendere un po' di classifica anche in quella professionale WTA. Gli specialisti della disciplina dicono che il tuo colpo forte sia il rovescio e che comunque sul servizio e anche sul dritto stai lavorando molto duramente. È così? Sì, il rovescio è la cosa che mi viene naturale da quando sono piccola. Adesso sto iniziando a sfruttare anche il servizio, che sono abbastanza alta per lo sport che faccio, e il dritto no, sta migliorando notevolmente negli ultimi anni.
Mi sembra che dal punto di vista mentale invece tu sia già sufficientemente attrezzata, è così oppure bisogna fare degli upgrade anche da questo punto di vista? No, c'è ancora da migliorare tanto, ho magari l'attitudine, le motivazioni giuste, però c'è sempre da migliorare, si può sempre migliorare in quello che si fa anche dal punto di vista mentale soprattutto. C'è un modello di riferimento, un atleta che ti ha particolarmente ispirato in questi anni e che tuttora magari rappresenta un punto di riferimento? Anche se da poco si è ritirato, anche se nel maschile Roger Federer è sempre stato il mio idolo. Però ovviamente nelle femmine mi è sempre piaciuta la Muguruza e adesso mi sta iniziando a piacere molto la Badosa pure. Qual è il tennis che preferisci sviluppare? Qual è il tuo approccio alle partite? È un tennis molto vario, comunque che posso cambiare, posso anche adattarmi magari a come sta giocando l'avversario e di fare molti punti magari col servizio, di iniziare bene col servizio e iniziare a muovere l'avversario durante lo scambio, non subito magari con colpi più forti. Ne deduco che c'è anche uno studio attento dell'avversario per sviluppare questo tipo di gioco. Sì, assolutamente, ogni avversario è diverso e ogni avversario ha le proprie caratteristiche e ho per fortuna questa fortuna che magari posso variare molto durante le partite, ma anche data appunto dal mio primo maestro Federico Cinotti, che mi ha spiegato e insegnato bene queste cose. Cosa diresti ad un bambino, ad una bambina, in questo caso magari più specificatamente, che voglia intraprendere il tuo stesso cammino? Cosa serve? Di crederci sempre, se è una cosa che ti piace, di continuarla a fare, perché le soddisfazioni verranno se uno ci mette il cuore, la testa e tutto. Neanche io mi aspettavo magari di poter vincere un torneo del genere, magari potevo avere il livello, ma non te l'aspetti mai, neanche quando succede pensi che non sia vero. Quindi di crederci sempre, di continuare, che le soddisfazioni verranno. La vittoria agli Australian Open ha rappresentato certamente la realizzazione di un sogno che custodivi nel tuo cuore. Quali altri sogni adesso ci sono da realizzare? C'è in particolare qualcosa che vorresti che alla fine venisse ricordato di te, fine tra molto tempo di questa lunghissima esperienza? Ovviamente quest'anno vorrei giocare tutti i 4 tornei dello Slam in tabellone e magari fare anche un bel risultato in singolo. Giocare Roma e vincerlo sarebbe una grande soddisfazione, anche perché in casa, e poi ovviamente un torneo del grande Slam chi non lo sogna, però si vedrà. Nel breve medio termine, quali i tuoi impegni? Adesso dovrei fare altri 2 settimane di tornei juniores e poi inizierò con i 25.000, con i tornei professionali di 25.000, 40.000, 15.000 che ci saranno in futuro. Ne hai già accennato all'inizio di questa conversazione, qual è la differenza fra il mondo junior e il mondo professionistico? È completamente diverso, anche perché probabilmente alcuni tornei juniores sono anche più alti di qualche torneo professionale, di livello sono anche più alti, ad esempio di 15.000, uno slam secondo me è molto più alto, però ti devi adattare in questi tornei professionali, soprattutto all'inizio, perché poi quando si diventa forti, che inizi a giocare già a livelli più alti, ci sono sempre arbitri e tutto. Invece in questi altri tornei devi un attimo adattarti, tirarti via da queste situazioni prima possibile, così poi tornerai nelle situazioni più belle che ci sono. Un aspetto che qualunque tennista deve approfondire è quello relativo alle superfici, che cambiano di torneo in torneo. Veni descritta come una specialista, tra virgolette, della terra battuta, in realtà hai vinto il doppio sul cemento. Sì, da quando sono piccola che gioco soprattutto su terra rossa, però adesso, soprattutto da quando sono a Formia, mi alleno tanto su cemento anche, quindi sto imparando bene anche in vari modi di giocare sulle varie superfici. Vivi praticamente lontano da Fano, cosa ti porti dietro di questa città? La famiglia soprattutto e niente, il circolo tennis assolutamente, perché poi alla fine era il tuo microcosmo. Sì, esatto, era tutto tra scuola, circolo tennis e casa. Quindi ogni volta che torno a casa sono sempre felice. Hai detto della famiglia, quale ruolo fondamentale, credo, ha svolto fino adesso assecondandoti in questo tuo percorso? Mi hanno sempre assecondata, non mi hanno mai fatto mancare niente e anche quando magari la federazione mi ha chiamata per andare a Formia sono stata io a scegliere, anche nella mia giovane età. Quindi non mi hanno mai forzato a far nulla, mi hanno sempre lasciato libera e questo è un grande vantaggio. Anche a livello junior credo ci sia un altro grado di competitività. Come vivi
questa situazione che può portare magari anche a gelosie o a rivalità un po' sopra le righe? Devo dire che sono una ragazza che se la vive abbastanza bene, cioè che guardo abbastanza me stessa, perché alla fine ognuno ha il proprio percorso, ognuno ha il proprio tempo, basta poi trovare il momento giusto in cui riuscire a entrare in questo, diciamo, il treno che passa e riuscire a prenderlo. Quindi ognuno ha la propria storia, ha il proprio percorso, basta pensare a se stessi e poi verrà tutto. Sei molto giovane, hai una carriera davanti, però ti vedi più in là con l'età, cosa vorresti essere da grande? Ovviamente giocatrice professionista. E sì, riuscirei a vedermi, ovviamente è sempre una cosa che si fa fatica a pensare, soprattutto su se stessi, però sì, riuscirei a vedermi in quelle situazioni, anche in un grande slam professionale. Grazie a Federica Urgesi, campionessa di doppio junior agli Australian Open. Noi ci rivediamo tra qualche istante. E adesso il calcio con il pronto riscatto dell'Alma Juventus Fano dopo la sconfitta rimediata sul campo del Trastevere, la vittoria casalinga nell'anticipo di sabato dettato dalla concomitanza con il Carnevale a spese del Porto d'Ascoli. Come vediamo dalle immagini, partita subito indirizzata dalla prodezza di Broso che sull'angolo di Nappello con una esecuzione volante ha sbloccato il risultato e cambiato un po' il canovaccio della partita. Ci si immaginava un Porto d'Ascoli guardingo e pronto a ripartire. In realtà la squadra di Ciampelli ha dovuto a quel punto prendere l'iniziativa. Lo ha fatto anche con un certo piglio, costringendo sulla difensiva un'Alma non sempre a suo agio, ma comunque capace di circoscrivere i pericoli a conclusioni da fermo che vedremo tra poco e che obbligheranno anche il portiere granata Bizzini ad un intervento decisivo. In questo senso Napolano, attaccante del Porto d'Ascoli, ha fatto valere le sue capacità balistiche. Di nuovo la girata volante di Broso, ottavo centro stagionale per il capitano granata, decisamente invitante la traiettoria disegnata dalla bandierina da Nappello. Dicevamo della reazione del Porto d'Ascoli, che ha creato subito un'opportunità da rete importante con Parolisi, che però non è riuscito a concludere in maniera efficace. Bizzini nella circostanza anche sufficientemente fortunato. Dopodiché assisteremo anche alla punizione da lontano di Napolano, che l'estremo difensore granata è riuscito a deviare appunto sulla traversa, evitando così che il Porto d'Ascoli potesse ripristinare il risultato di parità e dunque complicare i piani di un'Alma che nell'occasione si è mostrata anche estremamente concreta. Si era rimproverato alla formazione di Mosconi di non essere sufficientemente appunto concreta, soprattutto in occasione della partita con il Trastevere non aveva brillato in questo senso. Il copione è stato modificato nella sostanza in occasione della gara con il Porto d'Ascoli. Fano che ha saputo colpire chirurgicamente in momenti chiave del match, come appunto in occasione della rete di Zanni. Qui Broso ha vestito i panni dell'uomo assist, Zanni abilissimo ad evitare l'intervento del difensore del Porto d'Ascoli, passa l'acqua del portiere Testa, nella circostanza non certo impeccabile, a depositare nella porta sguarnita, blindando un risultato che rilancia le quotazioni dell'Alma in classifica e soprattutto ripristina quel clima di fiducia che era stato generato dalle due vittorie consecutive su Pineto e Tolentino e che la sconfitta con il Trastevere non aveva magari incrinato, ma sconfitta che comunque non era stata certo digerita bene dal clan granata. Fano che sarà impegnato nel prossimo turno sul campo del Roma City, campo particolarmente impegnativo contro un avversario costruito per un campionato di vertice. Le cose non sono andate esattamente nella maniera sperata, ma anche il mercato impostato in questa sessione di riparazione dal club laziale ha portato giocatori importanti. Roma City che ha collezionato tre vittorie consecutive prima di fermarsi a Termoli, dove è stata raggiunta nel finale. Ma torniamo alla sfida con il Porto d'Ascoli e alle parole dell'allenatore Mosconi e del capitano centravanti Broso. Partita complicata,
L'abbiamo sbloccata subito all'inizio, dopo si è complicata, non abbiamo giocato tecnicamente, è normale, loro dopo ci hanno messo un po' sotto, noi non siamo stati lucidi a giocarla bene tecnicamente, abbiamo sofferto quei 20-25 minuti, siamo riusciti a salire, però alla fine vittoria militare, loro stai pericolosi su due punizioni, non è che tu giudichi da lontano, però una gara fondamentale, una gara spartiacque è stata, è importantissimo portare a casa tre punti, belli, brutti, però alla fine contano i punti. No, quando proviamo delle robe in allenamento e poi la domenica ti vengono, sei doppiamente felice. E avevamo provato questa situazione qua, la palla di Umberti era arrivata perfetta e abbiamo perso questo piattone che è andato proprio sotto l'incrocio, quindi sono contento per il gol naturalmente. Un'occhiata ora ai risultati che sono maturati nel corso dell'ultimo turno, fa spicco naturalmente il successo della Vigor Senigallia sul Pineto, si interrompe la marcia della capolista e la Vigor Senigallia riapre di fatto i giochi portandosi a meno 6 da quella che è stata la dominatrice fino a questo momento incontrastata del campionato. Alle spalle delle due di testa fa sicuramente rumore il capitombolo del Trastevere sul campo del Matese, mentre per quello che riguarda le parti basse della classifica, al di là del rinvio della gara del Tolentino sul campo del Vasto Girardi, da segnalare il pareggio della Samredettese contro il team Nuova Florida, che comunque accentua il periodo di disagio della squadra rossoblu, non fa sostanziali passi in avanti neppure la Vastese, 1-1 in casa con l'Avezzano. La classifica ora con appunto il Pineto che conserva ora solo 6 punti di margine sulla Vigor Senigallia, Cinzia Albalonga quarta forza del campionato, Alma Juventus Falno alle spalle delle primissime, anche se il Porto d'Ascoli, che ora è stato scavalcato dalla squadra granata, ha una partita da recuperare. Ancora calcio, ma scendiamo al campionato di promozione e affronteremo l'argomento con Antonino Canapini, vicepresidente del Sant'Orso 1980. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. E con Davide Mattioli, che è del Sant'Orso 1980 e centrocampista. Benvenuto anche a te. Grazie, buonasera a tutti. Sant'Orso che è reduce da una vittoria che ha interrotto una sequenza di sconfitte che cominciava a disturbare. Questa vittoria è arrivata sabato con il Gabice Gradara al Montesi. Canapini, quanto ha pesato questo ciclo di sconfitte e quanto è stata grande la gioia per il ritorno alla vittoria? Sì, una vittoria che ci voleva, una vittoria che aspettavamo, soprattutto per la classifica che è abbastanza corta, contro una squadra molto, molto quotata e molto valida. Infatti il Gradara si è presentato a Sant'Orso con 10 risultati consecutivi utili, quindi questo risultato così importante per noi ci ha aiutato un attimo per risalire la classifica. Mi pare una partita, Mattioli, caratterizzata anche dagli episodi. Siete stati bravi a sfruttarli e a portare la partita dalla vostra parte. Sì, abbiamo iniziato la partita col piglio giusto. Sul piano dell'intensità avevamo grande voglia appunto di portare a casa il risultato. E gli episodi hanno sicuramente condizionato la partita a nostro favore. Sono stati bravi sia nel primo gol l'attaccante Saurro a pressare il difensore, ecco, a guadagnare la prima rete, e poi il secondo gol io sono riuscito nel dribbling a guadagnare un calcio di rigore che ha ben trasformato Simone Lucchetti e ci siamo assestati sul 2-0. Mentre scorrono le immagini della gara disputata al Montesi sabato scorso, andiamo a rileggere quello che è successo immediatamente prima. Parlavamo di una sequenza di sconfitte che sono coincise anche con qualche assenza pesante. Sì, infatti sicuramente il Bomber Messina ci ha penalizzato dovuto al suo infortunio. Viene da 10 gol stagionali, quindi l'importanza della sua presenza per noi è fondamentale. Chi fa gol ha sempre ragione. Sì, esattamente. Però non solo sulla Messina abbiamo avuto degli infortuni, soprattutto muscolari, che ci hanno caratterizzato queste sconfitte che abbiamo avuto le ultime giornate.
Andiamo a vedere i risultati che sono maturati nell'ultimo turno di questo campionato di promozione Girone A, il ritorno al successo appunto del Sant'Orso a spese del Gabicce Gradara, la nuova affermazione della capolista K Sport Montecchio sulla Cagliese, un rotondo 5-2, netta anche l'affermazione del Mondolfo Marotta sul campo dell'Osimo Stazione per 3-0, anche l'Urbania che cerca di tenere il ritmo della capolista si è imposto sul Barbara per 3-1. È un campionato fino a questo momento che sta rispecchiando i valori delle diverse squadre, Canapini? Sì, assolutamente sì. Sin dall'inizio si prevedeva che le squadre di vertice sarebbero state il K-Sport e l'Urbania. Hanno dei giocatori molto importanti di categorie superiori e lo hanno dimostrato. Infatti il K-Sport è primo in classifica e l'Urbania è subito dopo. L'Urbania sicuramente ha avuto un avvio incerto e quindi è stato penalizzato da questa partenza qua, esatto. Sono 8 i punti di ritardo dell'Urbania, anche il Mondolfo Marotta si sta comportando bene. Sì, loro hanno un bel gruppo, solido, hanno un attacco importante, dove ci sono i bomber di razza, Cordelle Bracci, e con un centrocampo lo stesso di esperienza e un allenatore che viene da tantissimi anni di calcio, quindi anche lui ha calcato anche categorie superiori e sicuramente ha dato quel salto in più alla squadra. Un'occhiata alla classifica, Mattioli, è una classifica che vi soddisfa? Sì, direi di sì, per l'obiettivo che il Sant'Orso si è prefissato, quindi di raggiungere il prima possibile la salvezza. Ci siamo vicini, cerchiamo di agguantarle il prima possibile, poi il resto si vedrà, è tutto di guadagnato. Anche per te nessuna sorpresa particolare nel leggere questa classifica? No, non particolarmente, credo che rispecchi abbastanza i valori delle varie squadre, in particolare come ha sottolineato Tony il valore della prima in classifica che non si discute. Sei tornato a Sant'Orso dall'esperienza di San Costanzo, ripercorriamo un po' il tuo tragitto agonistico e soprattutto al tuo ritorno a Sant'Orso, che squadra hai trovato? Allora, Sant'Orso ha trovato un ottimo gruppo, il giusto mix tra giovani, diciamo quindi under e over, delle varie fasce d'età, quindi dai più grandi appunto ai giovanissimi. Sono giovani molto validi e in gamba, che hanno voglia di fare, si mettono a disposizione e quest'anno, che a maggior ragione la regola impone 3 under obbligatori in campo, sicuramente sono un valore aggiunto. Io ho trascorso il settore giovanile nella scuola Calcio Fanella, che oggi è l'attuale Carissimi, poi ho avuto una parentesi all'allora Atletico Alma, che era l'Unione di Cicogna Marchionni, e all'Alma Juventus Fano, nelle giovanili. Poi ho girato un po' varie squadre nella provincia, tra cui una delle prime è stata il Sant'Orso, in cui ho conosciuto Tony, infatti tra noi c'è sempre stato un buon rapporto. Poi ho fatto altre esperienze, tra cui un'esperienza molto positiva negli ultimi 4 anni a Urbino. E ho iniziato questa metà di stagione a San Costanzo, che non è andata esattamente come speravo, e quindi Tony mi ha rivoluto in questo gruppo. Credo con risultati decisamente edificanti. Vieni raccontato come un centrocampista con il vizio del gol, è così? In questa stagione per il momento è andata bene, spero di regalare altre soddisfazioni in questo senso. Anche dal punto di vista dei risultati il 2023 era iniziato bene, infatti avevamo fatto subito 2 vittorie e poi ci siamo un attimo fermati, ma abbiamo ripreso la retta via diciamo questo sabato e speriamo di ripeterci questo weekend. Sant'Orso guidato da Fulgini, che magari abbiamo anche visto in una delle immagini che sono state rilanciate, che allenatore è, su cosa punta in particolare? È un allenatore carismatico, che punta molto sullo spronarci mentalmente, quindi sull'attenzione ai particolari, alle varie situazioni di gioco e appunto a interpretare la partita nel miglior modo possibile. Preparandoci appunto in settimana anche molto dal punto di vista agonistico. Sant'Orso che ha raggiunto il campionato di promozione quest'anno al termine di una cavalcata trionfale, quella dell'anno scorso era un traguardo che avevate in mente, insomma un obiettivo che avete finalmente centrato e al quale tenevate. Sì, era stata costruita una squadra
non dico per vincere il campionato, ma per fare... Ecco l'immagine della festa. Ma per fare un campionato di vertice. Sì, siamo stati bravi, avevamo un gruppo, non solo gli 11, ma come si suol dire, era tutto il gruppo di 25 ragazzi, tutti bravi, e quindi quello è stato sicuramente il valore aggiunto. Poi il salto di qualità l'abbiamo ottenuto vincendo tutti gli scontri diretti a fine campionato. Gli ultimi due mesi ci sono capitati gli scontri diretti con Santa Meneranda, mi sembra il Tavuglia e adesso Lunano, e dove lì abbiamo vinto e ci ha permesso di scalare la classifica, poi l'ultima giornata di poter festeggiare poi direttamente a Montesi, quindi è stata una festa ancora più bella. All'occhio del profano può sembrare che tra prima categoria e promozione non ci siano tutte queste differenze, in realtà la differenza c'è. Sì, c'è una grande differenza, non solo a livello qualitativo di giocatori, ma anche a livello organizzativo, necessita un impegno più gravoso da parte non solo economico ma anche di persone che seguono la squadra. Le trasferte sono più lunghe e quindi si parte anche prima, quindi le famiglie ci supportano e ci... Insomma uno sforzo collettivo. Sì, esatto. Nel momento di allestire la squadra per questo campionato di promozione più impegnativo, quali criteri avete seguito? Beh, noi abbiamo seguito, come diceva Davide, un mix di giovani dove... E il fatto di avere tre under di tre annate diverse sicuramente ci ha costretto, tra virgolette, a prendere una certa direzione. Abbiamo l'obbligo del 2002, 2003, 2004 in campo tra gli 11 e quindi ci siamo appoggiati non solo ai ragazzi del nostro settore giovanile ma anche con le squadre amiche del circondario. Abbiamo parlato con il Fano Calcio, con il centro sportivo soprattutto. C'è una squadra che va in campo, ma c'è una società inevitabilmente dietro. Che società è Sant'Orso 1980? È una società come la prima squadra. È un mix di giovani e di gente esperta. Abbiamo un segretario che ha 40 anni, che Giorgio Capodagli è sempre lui. Abbiamo un presidente che è Walter Giagolini, che è tantissimi anni che è presidente. E negli ultimi 10 anni si sono aggiunti dei ragazzi, ci metto anche io, che hanno terminato di giocare a calcio la domenica e hanno cercato di continuare la loro passione facendo il dirigente. E siamo tutti del quartiere, quindi una cosa che ci gratifica, ci piace ancora di più. Sant'Orso, appunto, come espressione di un quartiere, quanto questo quartiere vi sta vicino? Questa è una bella domanda, perché ci piacerebbe coinvolgere un po' di più il quartiere. Anche noi, mentre giochiamo la domenica, ci accorgiamo di non avere questo pubblico a nostro seguito. Però, invece diverse realtà di questo campionato possono contare su un pubblico di una certa consistenza, no? Assolutamente sì, ci sono squadre come l'Urbania, come il Capasport, al di là che fanno un campionato di vertice, ma hanno dietro una tifoseria al suo seguito. Noi adesso stiamo cercando di coinvolgere i bambini, avendo la scuola calcio di circa 300 ragazzi, e vediamo che i più grandi il sabato, quando non hanno le proprie attività, si stanno inserendo alla partita la domenica per vederla, quindi ci sta piacendo questo collegamento qua. Ecco. E c'è una connessione, mi pare, anche con il giovane Sant'Orso, che cura proprio l'attività di base. Assolutamente sì. Sì. Noi abbiamo, come ASD Sant'Orso 1980, abbiamo la prima squadra di promozione e la Juniores, che si sta comportando molto bene. Se non mi ricordo male, siamo i secondi in classifica. E nello stesso tempo abbiamo dietro, con il giovane Sant'Orso, 300 ragazzi di cui abbiamo una stretta collaborazione. Tutta l'attività della prima squadra, la Juniores e soprattutto quella giovanile, troverà sicuramente grande impulso nella posa del sintetico sul campo supplementare del Montesi, provvedimento già licenziato dall'amministrazione comunale, dovrebbe essere questione di mesi. Sì. Quanti vantaggi vi darà il sintetico? Più che un'opportunità, io la vedo come una necessità, perché avendo 300 ragazzi, una Juniores e una prima squadra, noi ci troviamo ad allenarci in un supplementare dove troviamo molte difficoltà, un po' per la durezza del fondo, ma anche perché basta una piccola pioggia dove il campo diventa impraticabile, sia per i bambini che per la prima squadra. Avendo un campionato
In promozione abbiamo tre allenamenti settimanali, più qualche volta anche il quarto di rifinitura, ci troviamo in difficoltà. Torniamo al campionato, di qui alla fine della stagione, quali gli obiettivi che la squadra si può legittimamente porre e quali i tuoi obiettivi personali anche? Ma come dicevo, il primo obiettivo prefissato è assolutamente la salvezza, da raggiungere il prima possibile, e poi quello di toglierci delle soddisfazioni, di divertirci, che è uno dei valori principali che ci trasmette la società, e di far divertire appunto anche tutto l'ambiente. Come dicevi prima, un po' il coinvolgimento passa anche tramite quello, e quindi tramite i risultati. E dal punto di vista personale invece? Dal punto di vista personale cerco di dare il massimo ogni partita per dare il mio contributo, e nel discorso dei giovani è anche uno dei motivi per cui Tony mi ha chiamato a dare supporto a questa società, e anche portare esperienza e crescere i giovani. E fare un po' da riferimento. Maniera. Esatto. Sentiamo noi tutti over, sentiamo tra virgolette questa responsabilità nei confronti dei più giovani. Io stesso in questi anni sono cresciuto calcisticamente avendo avuto la fortuna e l'esempio di giocatori che sono stati anche professionisti, mi hanno insegnato veramente tanto, e io cerco altrettanto di trasmettere ai più giovani della nostra squadra. È un Sant'Orso che vuole mettere radici nel campionato di promozione, questo l'obiettivo? Sì, sì, sì. Noi abbiamo costruito questa squadra per rimanere nella categoria, ma anche per dare uno stimolo ai ragazzi che abbiamo dietro, dal settore giovanile, da juniores, un incentivo in più, avere una squadra in promozione. E siamo la seconda squadra di Fano, una città di 70-80.000 abitanti, quindi penso che sia per noi molto gratificante questa cosa qua. Grazie ad Antonino Canapini, vicepresidente del Sant'Orso 1980. Grazie a Davide Mattioli, centrocampista del Sant'Orso 1980. Grazie a voi. Grazie a voi. Noi ci risentiamo tra pochissimo. Inevitabile che in una città di mare si instauri un rapporto privilegiato, quasi viscerale, con l'elemento acqua, e all'interno di questo rapporto fisiologico che si sviluppi un'attività come il nuoto. E di questa attività parleremo stasera con il presidente della Fanum Fortune Nuoto, Giorgio Andrea Ricci. Benvenuto. Grazie e per l'invito, più che altro. E con lui Riccardo Geronazzo, che invece della Fanum Fortune Nuoto è il direttore tecnico. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Fanum Fortune Nuoto, che porta avanti una tradizione ultradecennale che nel nuoto si è sviluppata a Fano, una tradizione che ha visto all'inizio alcune figure, definiamole pionieristiche, all'interno di queste figure anche rappresentanti della famiglia Ricci, di cui Giorgio Andrea è, tra l'altro, tutti conosciuto come Cile, espressione. Ripercorrendo questa storia del nuoto a Fano, cosa si può dire, quanto amore c'è stato per il nuoto in tutti questi decenni? Beh, in questi anni, diciamo, dalla prima edizione, dove io ho partecipato, tra l'altro, alla prima edizione della nuotata lunga. Parliamo di questa manifestazione che celebrerà il 50esimo nel 2023. Quest'anno sono 50 anni che abbiamo dovuto saltare, causa forza maggiore, diciamo, i due anni in cui c'è stato il lockdown. Però in quest'anno diciamo, siamo arrivati a questo fatidico 50esimo anno della nuotata, che praticamente ci vede, no, ancora oggi protagonisti tra le più grosse manifestazioni natatorie nazionali per quello che riguarda il nuoto di fondo in mare. Una manifestazione nata appunto nel 1972 dietro la spinta di alcuni amanti del nuoto, e che si è sviluppata in tutti questi anni attraverso diverse fasi, inizialmente riservata agli amatori, poi aperta anche agli agonisti. Sì, uno degli aneddoti più importanti fu quando venne un campione del mondo di nuoto a fare la nostra manifestazione, e noi non potemmo neanche farlo nuotare per il fatto che era dedicata esclusivamente agli amatori. Poi il cambiamento dagli anni 90, mi pare. Sì, dopo siamo stati per forza costretti anche dalla federazione, no, a inserire le varie categorie della Federazione Italiana Nuoto. Tante storie all'interno di questa nuotata lunga, tanti protagonisti che per anni e anni hanno partecipato, alcuni particolarmente in su anche con gli anni. Sì, molti, abbiamo avuto anche novantenni che si sono cimentati in questa manifestazione, ancora oggi
ci sono tante persone che hanno i loro anni e continuano interrottamente a fare questa manifestazione, che è una manifestazione che ci porta comunque tra le prime in Italia a essere una manifestazione, diciamo, ad ampio spettro. Abbiamo tutte le categorie, sia amatoriali, fino a qualche anno fa facevamo anche quelle, adesso non le possiamo più fare, facciamo solo master e agonisti. Competizione di cui naturalmente abbiamo alcune immagini, competizione che si articola sul miglio marino, anche questa è una particolarità di questa gara. La particolarità è il miglio marino adesso, perché sono 1.008 e qualcosa, però i primi anni non era così, perché si partiva dal molo della tensostruttura. Anziché dai bagni Crida. Erano circa 400 metri, insomma, in buona sostanza. Però negli anni poi è progredita questa distanza. Adesso siamo in una mezza, diciamo, una mezza nuotata, insomma, non è una di quelle nuotate lunghe che partono dai 3.000 ai 5.000 fino ad arrivare ai 10 e ai 25.000. 25.000 metri naturalmente. Manifestazione della nuotata lunga, che è un fiore all'occhiello, abbiamo detto, del nuoto fanese, ma c'è un altro evento che si svolge sempre nel corso dell'estate, lo Sprinter Day, in questo caso manifestazione riservata alle giovani leve. Anche questo un evento che si appresta a celebrare, mi pare, i 40 anni o giù di lì. Sì, sono 40 anni, anche in questo caso abbiamo dovuto saltare qualche annata proprio per la questione del Covid. Però ecco, quest'anno abbiamo ancora questi 40, forse qualcosa di più, dovrebbe essere più di 40 anni, adesso vado a memoria, ma dovremmo essere intorno alla 43esima edizione. Manifestazione che si svolge alla piscina di Sassonia, che la Fanno un Fortuna in Nuoto ha tradizionalmente in gestione, che tra l'altro è intitolata ai fratelli di Cile. Ma veniamo a quello che è il respiro dell'attività attuale della Fanno un Fortuna in Nuoto, concentrato in particolare appunto su bambini, bambine, ragazzi e ragazze, un volume di attività credo piuttosto consistente. Sì, in questo momento noi stiamo riprogrammando un pochettino tutta la squadra agonistica, perché abbiamo chiaramente un certo numero di ragazzi che siamo riusciti in qualche maniera a rimettere e riformare tutta la squadra, però adesso magari passerei la parola a Riccardo, che conosce meglio i numeri di me, anche se io li conosco perché poi devo firmare anche tutti i cartellini, perciò di conseguenza. Però bisogna poi tenere il conto dei cartellini. Sì. Riccardo Geronazzo, che ha assunto questo incarico di responsabile tecnico dell'attività all'inizio di questa stagione, da settembre venivi da un'altra realtà, qual è stato l'impatto? L'impatto marchigiano è avvenuto ormai 9 anni fa, quando sono sceso qui per l'università, e da subito ho cominciato a lavorare nelle piscine del territorio, quindi l'impatto sicuramente è stato diverso. Vengo dal Veneto, quindi le strutture del Veneto sono nuove, sono di più. Quindi qui, un tema, quello delle strutture, che toccheremo ampiamente nel corso di questo spazio. Quindi qui ci siamo trovati con delle società più piccole, però nel piccolo il bello di lavorare nelle società un po' più piccole è quello che si lavora molto a contatto con le persone, quindi si dà modo anche di elaborare il lavoro in maniera diversa rispetto alle grandi società del Veneto. Dicevamo dei numeri, quanti sono le ragazze e i ragazzi che frequentano la Dini Salvalai, e magari possiamo fare anche qualche nome di chi si sta particolarmente distinguendo in ambito agonistico. Allora, noi come progetto siamo nuovi, anche la dirigenza, per quanto la società sia ormai storica, la dirigenza è molto giovane, ha preso in gestione la società da 1 anno e mezzo, io sono arrivato pochi mesi fa, e quindi siamo adesso all'inizio di questo progetto, che conta all'incirca 250 bambini nella scuola nuoto, quindi proprio l'insegnamento del nuoto lo proponiamo per 250 ragazzi, bambini e bambine. La nostra squadra agonistica è all'incirca formata da 58-60 ragazzi, che vanno dai 6 anni fino più o meno ai 20. Risultati di spicco: essendo all'inizio di un progetto, diciamo che siamo in costruzione, abbiamo un'età media molto bassa,
e a parte qualche universitario che viene a nuotare da noi, che arriva da altre regioni, abbiamo un'età media sui 14 anni, 13-14 anni. Abbiamo qualche ragazzo interessante, molto, molto portato, siamo molto contenti più che altro dell'impegno che mettono i ragazzi su questo ogni giorno. Come sapete, il nuoto è uno sport molto faticoso, ci alleniamo 2 ore e mezza, 3 ore ogni giorno. Per dei ragazzi con la scuola, gli impegni extrascolastici non è facile, c'è molto impegno. Abbiamo dei ragazzi che si sono avvicinati ai tempi per i campionati italiani e abbiamo qualificato 15 ragazzi su circa 21, 20-21 della squadra assoluta dei più grandi alle regionali che saranno adesso fra 2-3 settimane, quindi il 25 e il 26 febbraio saremo a Fabriano per i campionati regionali. Siamo contenti di averne portati 15 su 20 perché comunque non è facile qualificarsi alle regionali. Mi pare di capire comunque dai numeri che hai citato che ci sia ancora una forte propensione a fare nuoto indicato da sempre come sport completo per una formazione anche fisica di un certo tipo. Sì, la cosa bella degli impianti natatori è che è l'unico impianto sportivo dove veramente può entrare il bambino neonato e può entrare l'anziano, c'è un'attività per tutti e su questo noi lavoriamo molto. Chiaramente il focus è sulla scuola nuoto bambini, sulla squadra agonistica, poi però facciamo attività di tutti i tipi, dal fitness generale alla ginnastica dolce per gli anziani, facciamo l'ambientamento per i più piccoli. La fortuna di avere l'acqua è una fortuna, per quanto poi sia difficile in realtà poi starci all'interno e muoversi bene, insomma. Tra le diverse attività anche quelle dedicate alle persone con disabilità, mi pare questo un aspetto da sottolineare. Beh, questo sicuramente noi siamo ormai, da quando abbiamo aperto la piscina nel lontano 72, la piscina di Nisalvalai, noi l'abbiamo sempre fatto senza nessun problema, cioè per noi è un impegno che ci siamo presi da sempre e lo portiamo avanti nei confronti delle persone con disabilità. E questo all'interno di un impianto, e qui parliamo della Dini Salvalai, che si porta non benissimo i suoi 50 anni, che periodicamente deve essere oggetto di interventi di manutenzione anche in profondità e che ormai da decenni, non da anni, risulta del tutto inadeguata al volume di questa attività. Sì, per i numeri che abbiamo sicuramente la piscina, la Dini Salvalai, ormai è inadeguata, però adesso ti lancio la palla del nuovo impianto che penso che sicuramente mi farai questa domanda. Ma quali sono i problemi che comunque vi state trascinando ancora adesso all'interno della Dini Salvalai? Quotidianamente quali soluzioni dovete adottare per portare avanti il vostro impegno? Abbiamo fatto migliaia di lavori all'interno dell'impianto, dalla caldaia nuova, dai bagni che abbiamo ristrutturato interamente, cioè tutto quello che abbiamo speso tanti soldi per rimettere in sesto o renderla perlomeno no, adeguata per quel poco di nuoto che possiamo fare, visto che le corsie non sono tante e chiaramente gli spazi non ce ne sono tanti a disposizione per tutti. E quindi però non si riesce probabilmente a far fronte a tutta la richiesta di attività che c'è? Questo sicuramente, non riusciamo sicuramente a dare spazio a tutti, perché questo è anche una questione economica, insomma, in buona sostanza. Anche dal punto di vista agonistico, che tipo di problematiche pone un impianto così vetusto? Innanzitutto facciamo fatica ad avere grossi numeri nella scuola nuoto, che è da lì che andiamo a pescare i bambini più acquatici, che si divertono di più in acqua, da inserire poi nel nostro gruppo pilota che inizia un po' la loro carriera agonistica, anche se è difficile definire la carriera agonistica da piccoli, comunque da lì si inizia. E quindi riusciamo a pescare pochi bambini, poi comunque già con 20 atleti nella squadra dei più grandi siamo abituati a nuotare in 3 corsie, quindi insomma sono parecchie, 7 persone per corsia, e sicuramente questo è un problema, però di necessità virtù riusciamo comunque ad allenarci e ad andare forti. I ragazzi sono bravi perché si adattano, non è facile e, a parte questo, insomma vi dovete se un adattare. Giorno ci fossero più corsie sicuramente aumenterebbero i bambini della squadra del gruppo pilota e sicuramente poi aumenterà la squadra del gruppo assoluti e poi sicuramente sarebbe più facile, invece di qualificarne 15, magari riusciamo a qualificarne di più per i regionali e magari anche per i campionati italiani. C'è anche un'attività a livello master che la Fanno Fortuna e Nuoto conduce ormai da anni, mi pare.
Sì, abbiamo una squadra master che adesso è affidata a un nome d'arte che sarebbe mio nipote, che è il figlio del mio compianto fratello Felice, e che lui segue il gruppo dei master e anche lui nuota, tra l'altro quest'anno penso abbia anche conseguito lo scorso anno, ha vinto i campionati italiani nei 200 dorso. Un gruppo piuttosto nutrito che ha conseguito appunto risultati anche brillanti negli anni, mi pare. Sì, tanti, tanti risultati e siamo soddisfatti e abbiamo sempre questa problematica degli spazi che poi tra l'altro la nostra piscina di Nissalvalai inizialmente nasceva con 4 corsie, abbiamo dovuto ridurre un attimino il numero dei centimetri della corsia per poter permettere di avere una corsia in più e di conseguenza la corsia un po' più stretta rispetto alle corsie normali. Di conseguenza si fa anche fatica a far nuotare anche gente abbastanza grande all'interno di una corsia dove hai dei spazi leggermente più stretti rispetto alle corsie normali. E comunque la presenza di un gruppo master anche piuttosto consistente è la conferma che l'amore per il nuoto con il passare del tempo non viene meno. Sì, abbiamo tanti atleti e adesso il gruppo mi sembra che faccia 45 atleti, sì. Quello che possiamo fare, poi si incrementa sempre. Anche questo di mi pare di capire è un numero che potrebbe dilatarsi qualora ci fosse la disponibilità di spazi più ampi. Certo, questa sicuramente si amplierà perché conosco tanta gente che mi conosce, che sa, che segue il nuoto a Fano, che mi dice in continuazione che quando aprirà l'impianto nuovo, tutti i vecchi nuotatori torneranno piano piano a nuotare per mantenersi, per fare un po' di attività e magari anche per continuare a fare nel gruppo master, diciamo, gare come facevano quando erano più giovani. Negli ultimi anni il nuoto ha regalato all'Italia una serie di risultati sensazionali. Qual è l'effetto traino di queste imprese? La Federazione Italiana Nuoto è una delle federazioni più forti al mondo per quanto riguarda appunto il nuoto. E il traino che ci dà la federazione è importantissimo. Noi allenatori abbiamo alle spalle una base veramente solida per lavorare. Ci sono corsi di formazioni che ci insegnano davvero bene quello che dobbiamo fare. E quindi siamo supportati. Chiaramente le piscine in tutta Italia, soprattutto adesso, passano un momento molto critico e quindi la federazione sa che c'è questo momento, però da loro esce sempre un rapporto molto legato con gli istruttori e con gli allenatori. Quindi noi frequentando e seguendo le linee guida della federazione riusciamo comunque in ogni situazione a fare un bel lavoro. Cioè io in ogni piscina in cui sono stato c'è gente con gran passione che ascolta quello che la federazione dice e alla fine, nonostante tutte le avversità, il lavoro viene sempre fatto comunque molto bene. In effetti per chi gestisce piscine sono stati mesi molto difficili perché l'ondata dei rincari vi ha in qualche modo travolto. Come ne siete venuti a capo? Come ne state venendo a capo? In qualche maniera, dai, facendo di necessità virtù, siamo riusciti in qualche maniera, fortunatamente non abbiamo avuto, diciamo, le batoste che hanno avuto altri impianti, però insomma abbiamo anche noi avuto qualche grande difficoltà, specialmente perché ci si è rotto durante l'estate un tubo dove noi non potevamo chiudere l'acqua perché c'è anche un'attività correlata che è la pallavolo, l'impianto, e di conseguenza noi ci siamo accorti alla prima bolletta che ci è arrivata una bolletta da circa 20.000 euro e quello un pochettino ci ha messo veramente in crisi. Poi con l'aiuto di qualche sponsor, con l'aiuto sicuramente oggi, perché lo possiamo dire oggi, con l'aiuto anche del comune, chiaramente in qualche maniera ci siamo potuti difendere per quello che riguarda l'acqua, perché è uno dei costi maggiori, ma poi anche il gas e la luce ci hanno un po' massacrato, a differenza di altre società che sono veramente in un mare di guai, sperando che si potesse calmare in questo periodo un po' il mercato, perché il mercato è un po' ondivago, va su e giù in una maniera velocissima e noi non riusciamo a seguire bene un po' tutte le situazioni che ci vengono incontro, in buona sostanza.
L'efficienza energetica dovrebbe essere uno dei tratti distintivi del nuovo impianto realizzato dalla Fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto. Siamo addirittura d'arrivo a quello che ci è stato comunicato nelle settimane scorse. L'impianto dovrebbe essere ultimato a breve, dopodiché l'amministrazione comunale ha già messo in preventivo, entro il mese di marzo si è detto vedremo, la pubblicazione del bando per la gestione di questo impianto. Innanzitutto, quello che è venuto fuori corrisponde alla valutazione estremamente positiva che avevate dato in sede di presentazione del progetto? Corrisponde perché praticamente sono state messe insieme due delle piscine migliori che ci sono in Italia, che è quella di Imola e quella di Carpi. Sono state messe insieme i due progetti. In sede di elaborazione del progetto. Sì, sono venuti ed è venuto sicuramente uno degli migliori impianti oggi esistenti in Italia. Poi c'è tutta la questione del fotovoltaico, ci sono tutta una serie di cose che dovrebbero mettere nella condizione a chi gestirà l'impianto di poterlo gestire al meglio. Insomma, quel salto di qualità che avete atteso per decenni si può finalmente concretizzare? Io sono 50 anni che posso dire tranquillamente che stiamo aspettando questo impianto. Addirittura c'era qualche sindaco che aveva promesso che dopo qualche anno si apriva la piscina nuova, e invece la piscina nuova non si è aperta, si aprirà adesso dopo 50 anni. Qualche perplessità era stata avanzata riguardo alla collocazione di questo impianto, per qualcuno difficilmente raggiungibile. Credete che sia un problema superabile? Per il momento è un problema superabile, però sicuramente quello che servirà, servirà una pista ciclabile che giri intorno all'aeroporto, e quello che più che altro servirà, perché sicuramente è una problematica, è l'entrata alla via che porta all'impianto, perché servirà una rotatoria che vada a distribuire meglio e faccia rallentare un pochettino il traffico, perché lì è una posizione un po' scomoda, un po' pericolosa. È un impianto che consentirà anche di organizzare competizioni che al momento Fano non può ospitare. No, sicuramente questo sì, per quello che riguarda i campionati italiani, svolti magari per quelli di categoria in una vasca da 25 a 8 corsie, possiamo anche pensare di organizzarli, oppure qualche manifestazione importante a livello master per il periodo invernale, perché poi per il resto si svolge tutto in vasca da 50. Bene, siamo alla fine, ringraziamo Giorgio Andrea Ricci, presidente della FANUM Fortuna e Nuoto. Grazie a Riccardo Geronazzo, direttore tecnico della FANUM Fortuna e Nuoto. Grazie a voi per aver seguito anche questa puntata numero 4 di Sportissimo, e fatelo anche la settimana prossima.